John Gotti è il gangster più famoso dai tempi di Al Capone. La sua foto è sulle prime pagine. Il suo nome è sempre in TV. È un personaggio di spicco. Si è fatto strada uccidendo e ora è il capo della famiglia mafiosa più potente d'America. John Gotti ha preso la guida della famiglia criminale dei Gambino poco dopo l'uccisione del suo famoso predecessore. Drogato di fama, adora l'attenzione dei media mondiali e diventa il criminale più in vista d'America. Era il Moby Dick della criminalità organizzata. Tutti volevano dargli la caccia. A New York il processo Gotti è lo show off Broadway più di successo. Si fa beffe della legge e ogni volta se ne va libero dal tribunale. Non dico che non l'abbia fatto, dico solo che ho i miei dubbi. Ma presuntuoso e arrogante, pensa di poter avere la meglio anche sull'FBI. Sembrava che dicesse «prova a prendermi» alle forze dell'ordine. Li prendeva in giro. Le sue azioni segneranno non solo la sua fine, ma anche quella della famiglia criminale più potente d'America. Un lunedì sera del dicembre 1985. Manhattan, il cuore di New York. Allo Sparks Steakhouse, Paul Castellano, uno dei mafiosi più potenti di New York, arriva per cenare, accompagnato dal suo autista, Tommy Bilotti. Quattro uomini li stanno aspettando. Poco distanti, due uomini assistono agli eventi da un'auto parcheggiata. Almeno tre uomini armati a New York stanotte hanno ucciso un uomo identificato come Paul Castellano, noto capo della famiglia mafiosa Gambino. È l'organizzazione criminale più potente della nazione. Il re è morto. Paul Castellano, il noto boss dei boss, è stato ucciso ieri in una strada di New York. L'assassinio di Paul Castellano è uno degli agguati più drammatici nella storia della mafia. L'omicidio di un boss è un evento che capita una volta in una generazione. L'elemento più sorprendente è l'ideatore dell'attentato, John Gotti. Gotti non era un personaggio famoso o rispettato prima dell'uccisione di Castellano. Ha cominciato la sua carriera criminale derubando furgoni, picchiando e uccidendo. Per me era un teppista. Gotti inizia la sua vita criminale alla fine degli anni 50 come teppista di basso livello. Ma ha grandi ambizioni. Aspira a entrare nell'organizzazione criminale più fruttuosa d'America. Quest'anno i profitti della mafia stanno per raggiungere i 100 miliardi di dollari. Aggiungete l'aumento del prezzo di beni e servizi e il conto supera i 77 dollari per ciascun americano, ogni anno. Avevano le mani in pasta ovunque, dal teppismo di strada ai reati da colletti bianchi, la gestione dei rifiuti, le banchine, l'industria del vestiario. Gestivano molti racket e naturalmente uccidevano. Nel 1973, Gotti ha l'opportunità di unirsi alla più potente fra le cinque famiglie mafiose di New York, i Gambino. Stime per difetto indicano che la famiglia Gambino incassava tranquillamente da 4 a 5 milioni di dollari all'anno. Il capo della famiglia è Don Carlo Gambino. Poco prima, suo nipote è stato rapito e ucciso dalla mafia irlandese. Gambino vuole vendetta e offre a Gotti l'opportunità di farsi le ossa nella mafia.
Farsi le ossa vuol dire che hai dimostrato le tue capacità e che sei pronta a entrare nella famiglia come picciotto o soldato. Gotti entra nella squadra che uccide James McBratney come vendetta per il rapimento. Viene condannato a soli 4 anni, ma esce di galera in meno di 2. Al suo rilascio, Gotti viene premiato generosamente. Entra nella mafia e promosso direttamente a capitano, alla guida di una squadra. Era una delle squadre più violente della famiglia Gambino. Facevano di tutto, assalti ai furgoni, omicidi, strozzinaggio. Erano pazzi furiosi. I rapinatori di furgoni sono persone molto violente. E Gotti era così. Nel 77, Gotti è un astro nascente nell'organizzazione criminale più potente di New York. Nella vita puoi fare molta strada, se sei disposto a sparare a chiunque ti si metta fra i piedi, giusto? È un vantaggio molto significativo. Poi, un cambio alla guida della famiglia consente a Gotti di aspirare al premio più alto di tutti. Dopo 20 anni a capo della sua famiglia, Carlo Gambino muore. Suo cognato, Paul Castellano, prende il suo posto. Castellano si considera più un uomo d'affari che un malavitoso, cosa che irrita i tipi duri come Gotti. Paul si dissociava dalla gente di strada. Si dissociava dai membri della sua stessa famiglia criminale. Secondo loro, lui si sentiva troppo importante e troppo ricco. A volte lo chiamavano il Papa o l'uomo sulla collina. Dalla sua tenuta a Staten Island, Castellano si tiene alla larga dalle bande come quella di Gotti, tagliandola fuori dagli affari più proficui. Era il tipo di gang che Paul Castellano detestava, perché erano considerati degli scimmioni, dei picchiatori violenti, tutto muscoli e niente cervello. Gli piaceva la distinzione fra ricchi e non ricchi. Castellano e i suoi facevano soldi e le bande si arrangiavano cercando di racimolare qualcosa per andare avanti. Gotti inizia a nutrire un odio crescente per Paul Castellano. Ma questi attriti non sono l'unico problema che i Gambino devono affrontare. Il governo vuole prendere provvedimenti e si prepara a dichiarare guerra alla mafia. Per anni la mafia ha prosperato, perché solo i membri di basso livello vengono condannati, mentre quelli di alto rango, i veri ideatori delle operazioni, riescono sempre a uscirne puliti. Molto spesso, per citare Darwin, elimini il malato e il debole per far sopravvivere il forte. I capi, i sottocapi, i consiglieri, perfino i capitani che comandano le unità di strada, non premono mai il grilletto, non estorcono mai denaro direttamente. Corrono molti rischi, ma non agiscono in prima persona. Ma ora l'FBI prende di mira i ranghi più alti e appronta nuove squadre per indagare su ciascuna delle 5 famiglie di New York. A capo della squadra Gambino c'è Bruce Mau. Quando abbiamo iniziato nel 1980, sapevamo pochissimo della famiglia Gambino. Abbiamo cominciato da zero. Mau deve trovare un modo per penetrare in un'organizzazione che agisce secondo il codice del silenzio. Quando indaghi su una famiglia criminale, devi cercare un anello debole, un punto vulnerabile o qualcuno che parli. Uno dei primi casi a cui abbiamo lavorato è stato quello di John Gotti. John Gotti aveva un braccio destro che conosceva fin dall'adolescenza. Era Fat Angie, Angelo Ruggero. Angie Ruggero
era soprannominato Quack Quack. Chiacchierava molto, gli piaceva parlare. Nel 1981, la squadra di Mau ottiene il permesso di sorvegliare elettronicamente telefono e casa di Ruggero. Ben presto arrivano risultati significativi. Durante la sorveglianza abbiamo capito che erano coinvolti in vasti traffici di eroina. Avevano spacciato circa 15 kg di eroina nel giro di 6 mesi qui a New York. Non preoccuparti di niente, ok? E il nostro amico? A che ora arriva? L'FBI arresta Angelo Ruggero nel 1983 per traffico di droga. Ma non Gotti. Non hanno niente che lo colleghi direttamente al reato. Sapevamo che Gotti ne faceva parte, ma non era materialmente coinvolto nel traffico degli stupefacenti. Ma non è ancora fuori pericolo. Malgrado la mafia tragga profitto dai narcotici, molti boss, incluso Paul Castellano, impongono ufficialmente alle loro squadre di smettere di trattare droghe, pena la morte. Fece questo editto che si dimostrò molto efficace. Poteva usarlo per liberarsi di qualcuno che non gli piaceva, con la scusa della droga. Ora Castellano ha la scusa perfetta per liberarsi di Gotti. Castellano non era un estimatore di Gotti o di Ruggero. Non erano certo i suoi preferiti. Voleva vederli morti. E aveva la manodopera e le armi per farlo. Si trattava di uccidere o essere uccisi. Gotti capisce che deve colpire per primo. Ma l'omicidio di un boss non è un evento ordinario. La mafia ha regole ferree. Serve il permesso dei capi delle altre 4 famiglie di New York. Ma un capitano di basso rango può essere ucciso anche solo per aver dichiarato di voler eliminare il suo boss. Ora, per la prima volta, Gotti inaspettatamente dimostrò un grande acume e un senso strategico sorprendenti. Gotti punta sull'esasperazione degli altri boss per l'atteggiamento spocchioso di Castellano e sul loro desiderio di liberarsene. La sua puntata è vincente. Incredibilmente, 3 dei boss di New York danno il permesso allo spavaldo capitano di eliminare Castellano. Ora ha bisogno di una squadra. Con una mossa audace, avvicina il più potente dei Gambino, il ricco uomo d'onore di Castellano, Sammy Gravano. Riesce a convincerlo a diventare il suo braccio destro. Da questo nuovo acquisto, Gotti ottiene alcune cruciali informazioni interne. Castellano era diventato molto sicuro di sé. Era boss da 10 anni, ma senza mai subire attentati. Si sentiva immune. Andava in giro solo con un luogotenente, un tizio chiamato Bilotti. E non era armato, niente guardie del corpo. Scoprirono che Castellano avrebbe cenato al ristorante Spark Steakhouse il 16 dicembre 1985. Sapevano l'ora, conoscevano l'auto. E allora organizzarono una squadra per l'agguato. Escogitò un modo per uccidere Paul Castellano. E quello era un piano davvero, davvero brillante. Gotti usa le strade affollate come nascondiglio per i sicari. Erano tutti vestiti con impermeabile chiaro e indossavano anche un colbacco russo. L'idea era che sarebbero sembrati tutti uguali, così nessun passante avrebbe potuto fornire un identikit valido. Con una audace mossa finale, Gotti rimane a poca distanza per supervisionare l'esecuzione.
il suo nuovo braccio destro, Sammy Gravano, è seduto di fianco a lui. Quello che succede cambierà la mafia per sempre. I sicari lo stavano aspettando e, come si vede dalle foto, lo uccisero appena uscito dall'auto. Ci fu shock e sconcerto per la famiglia Gambino, come per le guerre in Iraq. Nel giro di pochi giorni, tutta la famiglia seppe che era stato Gotti. Ora l'ambizione di Gotti è finalmente chiara. In un'altra dimostrazione di acume strategico, organizza un incontro fra i Gambino e i propri sostenitori. Frank De Cicco disse: «Nomino John Gotti nuovo boss della famiglia Gambino». Gotti era lì come capitano. John fu eletto boss della famiglia Gambino nel gennaio 1986. John Gotti ha preso la guida della famiglia criminale dei Gambino subito dopo l'uccisione del suo predecessore. È l'uomo che ha preso il suo posto, o che si presume lo abbia fatto, si chiama John Gotti. Quindi pensa che sia lui? Beh, può contare sull'appoggio armato della famiglia Gambino, che di certo dovrà consultarsi con lui. Finora la mafia è stata una società segreta che esercita il suo potere nell'ombra. I boss tradizionali cercavano di restare nell'ombra, controllavano le loro attività tramite intermediari. Non volevano essere considerati individui potenti per non essere presi di mira dalle forze dell'ordine. Gotti era esattamente l'opposto. Gotti attira l'attenzione, come nessun altro boss prima di lui. Subito dopo essere diventato il boss della famiglia Gambino, tutto il suo aspetto esteriore cambiò. Prima indossava giacche a vento, magliette nere, gioielli pacchiani e vistosi da mafioso di strada. Improvvisamente cambiò. Cominciò ad indossare abiti sartoriali, cappotti di cashmere, perfino calzini con le iniziali ricamate. Si impegnava molto per avere l'aspetto di un imperatore. A 45 anni, John Gotti ha uno stile riconoscibile, soprattutto per i suoi vestiti su misura e per le visite frequenti al salone Stylorama. Ha davvero molto buon gusto. Gli piace avere i capelli sempre perfetti. È un tale gentiluomo che davvero è da non credere. È anche un grande giocatore d'azzardo e a volte brucia fino a $100,000 in un weekend. Gotti amava i riflettori. Diceva continuamente di avere il suo pubblico. Non gli dispiaceva essere fissato in un ristorante. Si vantava di quanto fosse importante. Era un megalomane. La stampa lo soprannomina il boss elegante. Ma nonostante i suoi abiti su misura, Gotti resta un mafioso di strada e non può liberarsi dal suo passato. Anche se è salito sul trono della famiglia Gambino, Gotti è in attesa del processo con l'accusa di aggressione. Nel 1984, quasi 2 anni prima, ha assalito Romuald Pisek, un venditore di frigoriferi del Queens, per un assurdo incidente. Era stata una lite fra automobilisti, una banale questione di parcheggio, e John Gotti diede uno schiaffo a Romuald Pisek. E gli rubarono anche $300. Pisek non sapeva chi fosse, andò alla polizia. Il caso era tutto lì. Chiunque aspiri a diventare un boss non si mette nella posizione di essere arrestato per un incidente di nessuna importanza. Poi, prima del processo, ci fu tutta la storia di Castellano, e all'improvviso il povero Pisek si ritrovò a testimoniare contro il più grande criminale del paese. Pisek ha ottimi motivi per temerlo.
dopo che la stampa rivela una storia terrificante sul passato di Gotti. Nel 1980 il figlio dodicenne di Gotti morì investito dall'auto di un vicino. Suo figlio corse in mezzo alla strada. Un vicino di casa non lo vide e non aveva colpa, era un incidente, e uccise il ragazzino. I media raccontano di come il conducente sconvolto, John Favara, viene minacciato dalla moglie di Gotti con una mazza di baseball quando cerca di scusarsi. Dopo l'episodio, Favara tenta di lasciare il quartiere. Mise la casa in vendita e stava per trasferirsi, ma il giorno prima di partire fu rapito e girò la voce che Gotti in persona l'avesse tagliato a metà con una motosega. Quando quella storia uscì sui giornali, tutti erano terrorizzati da Gotti. Dopo aver sentito quello che è successo a Favara, Pajsek cambia idea sulla sua testimonianza. Non posso affermare che il signor Gotti e il signor Coletti mi abbiano aggredito e derubato. Non ne sono sicuro. Il vuoto di memoria di Pajsek scatena titoli infamanti. Gli avevano tagliato le guarnizioni dei freni della sua auto e l'avevano minacciato per strada. E allora chi è da biasimare se ha dimenticato tutto? Gotti lascia impunito il tribunale per la prima volta. Ha sconfitto le forze della legge dell'ordine di New York. Ma meno di due settimane dopo, nell'aprile 1986, è di nuovo sotto processo. Questa volta è il turno dei procuratori federali. Sono accuse molto più pesanti. E il giovane assistente procuratore John Gleason spera che colpiscano Gotti con la condanna massima di 20 anni. Era un caso di racket, estorsione e ricatto. Reati particolari che commettevano come membri appartenenti alla famiglia Gambino. Dovrebbe essere un'umiliazione per Gotti. Invece lui la trasforma in un servizio fotografico. Il fotomodello della mafia, Gotti, è su tutte le copertine. Una rivista di New York ha perfino seguito il suo abbigliamento in aula e il suo taglio di capelli con una rubrica di moda intitolata Lo stile Gotti. E ogni giorno, in tribunale, il boss elegante fa il tutto esaurito. Mi interessa il caso perché Gotti è proprio fico. Gotti è un uomo da copertina, è il primo mafioso da copertina. Gotti è felice di intrattenere il suo pubblico con interpretazioni da star, rilassato e apparentemente non preoccupato del processo. In un attimo era diventato un fenomeno dei media. Tutti erano attirati da John Gotti. Gotti tenta perfino di frequentare alcuni giornalisti. Era solito prendere un caffè espresso corretto con brandy o anice e spesso invitava reporter donna, mai gli uomini, a berlo con lui. Quindi apriva le porte alle donne. Si considerava un nuovo elemento del crimine organizzato. Si sentiva intoccabile. Pur recitando la parte del boss elegante, quando il processo comincia, ricade nelle tattiche da strada. Mi insultava costantemente. Camminavo dietro di lui e diceva: «Tua madre è una puttana, tu sei un bastardo». Ancora peggio. Gli avvocati di Gotti attaccano duramente i testimoni del procuratore, tutti ex mafiosi. I loro precedenti erano peggiori di quelli di Gotti. Erano assassini o criminali terribilmente violenti. E allo stesso tempo non c'erano prove schiaccianti, non c'erano intercettazioni elettroniche. E incredibile ma vero, Gotti fu prosciolto. Oggi, alla lettura del verdetto, c'è stato sconcerto in aula. Gotti ha sorriso, ha poi fissato i procuratori e ha urlato: «Vergognatevi!».
I giurati dovevano decidere se gli imputati fossero colpevoli o no. Hanno fatto il loro lavoro e questo è quanto. Quello che nessuno sa ancora è che la vittoria di Gotti era inevitabile. E Gotti aveva una polizza di assicurazione sul verdetto di non colpevolezza. Uno dei giurati era corrotto. In seguito, il giurato George Pape sarà condannato per aver accettato $60,000 per impedire il verdetto di colpevolezza. Ma allo stesso tempo, il caso è disastroso per il governo. Era l'incubo di ogni procuratore, un film dell'orrore. E a John Gotti piaceva. Si è goduto ogni minuto. Sapeva che non sarebbe stato condannato. Sapeva di avere via libera e che il suo processo sarebbe filato liscio. No, non è un problema. Gotti si è preso di nuovo gioco della corte. Ma il tentativo di farlo condannare costa un prezzo più alto. Nel corso del processo, l'accusa convoca due uomini di Gotti come testimoni. E così facendo, li espone come informatori dell'FBI. Due anni dopo il processo, Willie Boy Johnson, un amico d'infanzia di Gotti, viene trovato ucciso. L'altro informatore, Billy Battista, scompare nel nulla. Questo fece infuriare l'FBI perché avevano perso quelli che consideravano due informatori preziosi per un caso che in realtà si era dimostrato debole. Non ci fu solo una disputa, ma una spaccatura. Ogni volta che un'autorità giudiziaria prende di mira Gotti, nascono liti e rivalità al suo interno, compromettendo gli sforzi per condannarlo. Per l'autorità giudiziaria era una maledizione. Per tanti anni gli abbiamo permesso di diventare sempre più forte, perché non collaboravamo fra di noi. C'era l'FBI che indagava su di lui, la procura distrettuale del Queens e la procura distrettuale di Manhattan. C'era anche la cosiddetta task force contro il crimine organizzato che indagava su di lui. Ed era ridicolo. A un certo punto tre agenzie avevano le proprie cimici nel quartier generale di Gotti nel Queens, il Club Bergin. La prossima che tenta di inchiodare Gotti è la Task Force contro il crimine organizzato di New York. Il suo capo, Ronald Goldstock, crede che una delle sue cimici abbia registrato Gotti che ordina un omicidio. E quindi diventa la terza organizzazione a indagare il boss elegante. John Gotti, accusato di essere il boss della famiglia Gambino, si trova ora imputato. Questa è l'ultima di una lunga serie di azioni intraprese dallo Stato, agenti federali e locali, che cambieranno il volto del crimine organizzato. Oggi a New York l'uomo che la polizia chiama il boss più potente del paese rischia il carcere a vita come presunto mandante dell'agguato a un sindacalista. Quel sindacalista, John O'Connor, ha fatto chiudere un ristorante di proprietà di un amico di Gotti. Per vendetta viene colpito da 4 proiettili. Ma sopravvive. In aula, i testimoni confermano che Gotti ha ordinato l'attentato. E Goldstock è convinto di avere la prova che gli serve sui nastri. Avevo la sensazione che tutti coloro che nell'aula stavano ascoltando il caso fossero convinti che ci sarebbe stata una condanna. Ma quando i nastri vengono riprodotti, la terribile qualità delle registrazioni fa sorgere dubbi sulla solidità del caso. La giuria ha emesso il suo verdetto sull'uomo chiamato il boss elegante. Come giudicate l'imputato John Gotti? Lo giudichiamo non colpevole. Eravamo sconvolti per il proscioglimento di Gotti. Non potevamo credere a quanto stava accadendo.
Gotti esce libero dall'aula per la terza volta. Non c'è nessun elemento che colleghi il signor Gotti ai fatti. Zero. Non dico che non l'abbia fatto, dico solo che ho i miei dubbi. Il governo pensa che basti dire mafia per far condannare qualcuno. Per gli americani non è sufficiente dire mafia. Quella notte, mentre Gotti festeggia la sua vittoria, i media gli regalano un nuovo nomignolo, il boss di Teflon, perché le accuse gli scivolano addosso. Siamo tutti felici della decisione, è una decisione giusta. Tutti dovrebbero essere felici. C'erano feste in strada. La gente usciva e lo acclamava. Quindi quest'assassino, crudele e perverso, veniva visto per certi versi come un eroe. È un fatto terrificante, gravissimo, che non solo i media, ma anche le persone comuni provino ammirazione e simpatia per figure come John Gotti. Volevano vedere qualcosa in stile Vito Corleone o Jesse James. Lui lo sapeva bene e l'ha sfruttato in ogni modo possibile. Veniva chiamato il boss elegante, il boss di Teflon. Aveva un lustro che certamente non meritava. Era solo un delinquente. Ma è prima d'ora un criminale apparso tanto potente, così oltre la legge. John Gotti è emerso trionfante dall'aula 3 volte in soli 4 anni. E il governo ormai dispera di poterlo sconfiggere. Molte persone la prima volta dicevano: non lo prenderete mai, è il boss di Teflon, è intoccabile. Ma nel 1988, dopo 2 anni di incessabile sorveglianza, l'FBI è pronta a fare la sua mossa. Il nostro motto era pazienza e perseveranza. Prenditi il tempo che ti serve e non arrenderti mai. E i loro anni di pazienza cominciano a ripagare. Lentamente, la squadra di Mau entra in contatto con numerose persone collegate alla famiglia Gambino. C'erano tantissimi uomini che sembravano tipi ordinari e leali, ma che in realtà erano informatori dell'FBI. L'FBI scopre che Gotti ama trascorrere il suo tempo nel Rivenite Social Club, su Mulberry Street, nel distretto di Little Italy. Mau ne ordina la sorveglianza 24 ore su 24. A Little Italy è difficilissimo appostarsi e condurre una sorveglianza senza essere scoperti. L'FBI affitta in segreto un appartamento in un edificio con vista diretta sull'ingresso del Rivenite. Installano attrezzatura video per migliaia di dollari e, studiando ore di filmati, scoprono qualcosa di importante. Gotti è sicuro di sé al punto da gestire apertamente la sua organizzazione da Rivenite Social Club. Sembrava che non si rendesse conto di gestire un'organizzazione segreta, una malavita sotterranea. E almeno una volta a settimana convocava soldati e capitani perché si presentassero a baciare il suo anello, come se fosse il Papa. Non avrebbero dovuto incontrarsi in pubblico, erano clandestini e di solito usavano posti sicuri. E invece, dal lunedì al venerdì, Gotti teneva riunioni nel club 5 sere a settimana. Questo diede a Bruce Mau e all'FBI occasioni incredibili per ottenere prove che solo un pazzo sventolerebbe sotto il loro naso. Fotografarono tutti quelli che entravano e uscivano da Rivenite e scoprirono che persone insospettabili erano in realtà coinvolte. Leader sindacalisti, politici, criminali noti come membri della famiglia Gambino, Gotti gli fece scoprire tutti i personaggi della mafia.
Pur essendo un ottimo materiale, le foto e i video all'esterno del club non costituiscono un caso contro Gotti. Hanno bisogno di ascoltare quello che viene detto all'interno. Mao chiama il capo delle operazioni speciali dell'FBI, Jim Carlstrom, per installare una cimice nel club. Non so se siete mai andati a Mulberry Street a New York. È un ambiente molto chiuso. Ci vivono diversi mafiosi che vanno e vengono. Perciò entrare in segreto in un edificio non è semplice. È molto complicato. Gli uomini di Carlstrom sono scassinatori professionisti. Forzano lucchetti, disattivano allarmi e aprono casseforti. È il loro lavoro per guadagnarsi lo stipendio. Rischiano di venire uccisi. E non succede mai che il rischio sia zero. Mai. Neanche una volta. Gli informatori dicono alla squadra di Mao che gli incontri avvengono a un tavolo nel retro del club. Entrarono nel club, forzarono il lucchetto, disattivarono l'allarme e installarono una cimice nel club. Con le cimici installate, l'FBI crede di essere finalmente in una posizione di vantaggio. Ma stanno per scoprire che non sarà semplice. Nel Rivianite non sentivi neanche la tua voce. Molto rumoroso. La musica alta. Tutto finalizzato a disturbare eventuali microfoni. I tecnici tornarono lì diverse volte. Misero una cimice sotto il tavolo, una sopra, nel muro e poi altre cinque qua e là. Abbiamo fatto venire i tecnici da Washington per filtrare il rumore di fondo. Ma non funzionava. Non riescono a capire una sola parola nelle registrazioni, nonostante si riconosca la voce di Gotti. Ma c'è un mistero. La sua voce scompare per lunghi periodi di tempo. La squadra riesamina i filmati dell'esterno del club in cerca di qualche indizio. È allora che giungono a una scoperta decisiva, osservando la porta vicino al club. Questo è il potere della sorveglianza. All'improvviso abbiamo iniziato a notare una certa donna che se ne andava puntualmente quando accadevano alcuni eventi. Mao controlla tutte le trascrizioni e si rende conto che la donna se ne va nel momento esatto in cui la voce di Gotti scompare dall'audio. L'FBI scopre che sul retro c'è una scala che conduce dal club agli appartamenti di sopra. E controllando gli inquilini, capiscono perché la voce di Gotti sparisce dalle registrazioni. L'appartamento 10 era occupato dalla vedova di un soldato di Gambino, che si chiamava Mike Cirelli. Gli scagnozzi di Gotti le dicevano: «Ehi, ci serve il tuo appartamento per un'oretta. Vai a guardare la TV dai vicini». Gotti e i suoi tirapiedi salivano e facevano riunioni nel suo salotto. Quello era il dettaglio che ci serviva. E ricordo che Bruce Mao mi chiamò dicendo: «Eureka, abbiamo il posto!» Ma ora devono affrontare un nuovo problema. Come entrare in un appartamento abitato. Un'altra gatta da pelare. Entrare lì dentro. C'era una vedova che ci viveva e dovevi entrare a casa sua. La squadra di Mao osserva la signora Cirelli che lascia la città per il ringraziamento.
Quindi, a fine novembre 1989, la squadra di Karlstrom torna a Mulberry Street e installa una cimice in casa. E abbiamo aspettato. Mentre i giorni scorrono senza risultati, la squadra di Mau inizia a temere il peggio. Se Gotti sospetta di essere sotto controllo, l'intera operazione è compromessa. Ti domandi sempre, avranno scoperto qualcosa? Forse i tecnici hanno lasciato in giro qualche pezzo di filo? È tutto compromesso? Poi, una tarda sera di novembre, la squadra osserva Gotti e i suoi scagnozzi entrare nel club. E si preparano ad ascoltare dalle nuove cimici. E ovviamente entrarono nell'appartamento 10. In quel momento non sapevamo che John Gotti era sordo da un orecchio. Quindi non potevano bisbigliare, dovevano parlare forte e chiaro. E lì c'era il nostro microfono. Dia quel rotto in culo io, John Gotti. Gli taglio quella fottuta testa di cazzo a quello stronzo. La voce di John Gotti arriva forte e chiara. Ed ecco Gotti che minacciava continuamente di morte chiunque venisse scoperto a spifferare qualcosa e che ora parlava apertamente nei microfoni. Parlava a ruota libera. Ripeteva le stesse cose. Ora ascoltatemi bene tutti e due. Ditegli così. Ti taglierà quella testa di cazzo. Non ci chiedevamo cosa ha detto. Se non avevi capito la prima volta, aspettavi un po' e lo ripeteva. Parlava dell'uccisione di DB, Robert Di Bernardo. Quando ero in prigione mi hanno raccontato una storia. Quando l'ho ammazzato sapevo il motivo. E l'ho fatto lo stesso. La sua frase tipica era forse non è una talpa, ma nel dubbio ammazzalo. Era l'ammissione di un omicidio. Era quello che Mau aspettava da tanti anni. E Gotti glielo ha servito su un piatto d'argento. In totale abbiamo ascoltato 5 conversazioni, più o meno 7 ore e mezza di nastro. Ma erano davvero una bomba. Sapevamo di essere di nuovo in pista e che avremmo avuto un caso molto solido. Questa sarà cosa nostra fino alla mia morte. Che sia fra un'ora, stanotte, fra 100 anni o quando sarò in prigione, sarà cosa nostra. L'11 dicembre 1990, l'FBI arresta John Gotti per gli omicidi di cui ha parlato nelle registrazioni. Insieme ai suoi uomini, il capo regime Sammy Gravano e il consigliere Frank Locascio. All'udienza preliminare, Gotti, da grande attore, non sembra preoccupato. Lo sa che tenteranno di mandarla in prigione a vita? Al momento del suo arresto, Gotti era come al solito arrogante, sicuro di sé, sorridente. Non sapeva cosa lo aspettava. Non sapeva che esistessero quei nastri. Si è seduto. Sono partiti i nastri. E ha capito subito quello che noi sapevamo già. Cioè che avevamo un grande caso. E a quel punto lui non era più così baldanzoso. Somigliava a un animale stretto in un angolo. E mi sono goduto ogni istante. Ma prima che il processo cominci, arriva un altro imprevisto. In una delle registrazioni dell'FBI, Gotti insulta il suo capo regime, Sammy Gravano, alle sue spalle. Sammy sapeva che in quei nastri c'era qualcosa di brutto, relativo non solo al rischio di condanna, ma anche al suo rapporto con John Gotti. Ma non aveva idea di cosa fosse. Gravano decide di infrangere il codice mafioso e contatta l'FBI senza il permesso del suo boss e chiede di ascoltare i nastri.
Non dimenticherò mai, finché campo, quel 12 dicembre in cui Sammy ascoltò il nastro per intero. In sostanza era una tirata di un'ora contro Sammy De Bull Gravano. Lo chiama mostro dagli occhi verdi, dice che lo odia, lo definisce avido, parla di ucciderlo. Ancora più importante, nelle registrazioni, Gotti accusa Gravano di diversi omicidi. E ogni volta che un compagno non è d'accordo con noi, lo uccidiamo. E questo è quanto. Gravano era paonazzo, era al limite, sul punto di esplodere. Era sconvolto che il suo fidato adorato boss lo avesse insultato alle spalle. Sammy guardò la trascrizione, si tolse le cuffie, sbattendole sul tavolo, e disse: non esultate, per favore. Non esultate. E Gravano pensò: perché dovrei morire in prigione per una famiglia in cui non credo più? Voglio testimoniare per il governo. In quel momento, Gravano decide di infrangere il codice mafioso del silenzio, l'omertà, per andare contro il suo boss e tutta la sua famiglia mafiosa. Non avevamo mai pensato che Sammy potesse cedere. Per me era più probabile che lo facesse John. E sapevo che non c'era una sola possibilità al mondo che John cedesse. Ci raccontò diversi omicidi di cui non sapevamo niente. In totale erano 19. Ci diede più dettagli sull'omicidio di Castellano, su come si svolse tutta la cosa, visto che lui era in macchina con Gotti. Con Gravano al fianco, quello che era già un caso solido diventa ora a prova di bomba. Fuori dal tribunale c'è il solito circo di Gotti. Dopotutto è sempre il boss di Teflon. Non c'è solo gente comune nello spettacolo di Gotti. La crema di Hollywood è arrivata a Broadway per partecipare allo show. Quello di oggi è un grande spettacolo teatrale. Il processo sembrava davvero un dramma teatrale, perché era l'evento mediatico di New York e ogni giorno i reporter affollavano l'aula. Abbiamo ascoltato gli scagnozzi di Gotti. Ma il clou è stato quando Gravano ha testimoniato per 9 giorni. Oggi Gravano ha spiegato come hanno pianificato l'omicidio nell'85 del boss Paul Castellano e del suo autista Tommy Bilotti, per poi assistere all'attentato fuori da una steakhouse di New York e guidare oltre il cadavere crivellato di proiettili. Non ha alleviato le sue colpe, ammettendo 16 omicidi. Ha ammesso quello che doveva ammettere. Era un testimone perfetto. Faccio questo lavoro da 27 anni. Come procuratore e giudice. E non c'era un testimone migliore di Sammy Gravano. Li aveva uccisi. E tutti nell'aula di tribunale sapevano che John Gotti sarebbe stato condannato dopo la testimonianza di Gravano, compreso John Gotti. Quando il giudice pronuncia la sentenza, gli uomini di Gotti incitano una sommossa fuori dal tribunale. Mi vergogno di essere americano in questo paese. Ecco di cosa mi vergogno. Quello che è successo non è giusto. Cos'era, un criminale? Nell'aprile 1992, Gotti è giudicato colpevole per tutti i capi d'accusa, racket e 5 omicidi, compreso l'agguato a Castellano. Il governo ha impiegato 6 anni per inchiodare il cosiddetto boss di Teflon, ma stavolta è l'accusa a festeggiare. La leggendaria fortuna di John Gotti si è finalmente esaurita. Il Teflon è finito. Ora il boss è coperto di velcro e ogni accusa gli resta attaccata. È stata una grande occasione. Ancora mi emoziono quando ne parlo. In particolare per un membro dell'accusa, questo è un momento tutto da gustare. John,
Coraggio! Era indescrivibile. Come ci si sente ad aver inchiodato Gotti? Era il mio secondo processo. Avevo lavorato duramente nel primo caso per un paio d'anni, in un processo di 7 mesi, per poi scoprire che un giurato era corrotto. Non potevamo essere più felici. Siamo soddisfatti e felici. Gotti è condannato al carcere a vita, dove trascorrerà 23 ore al giorno in isolamento. Le indiscrezioni di Gotti hanno incriminato una schiera di capitani Gambino. L'FBI stessa non avrebbe potuto scegliere per il ruolo di capo di una delle famiglie mafiose più potenti di New York un candidato migliore di John Gotti. A causa sua, moltissimi di quei capitani vennero arrestati e tolti dalla strada. E dicevano, John, quella sua dannata boccaccia, lo odiavano a morte. Era la rovina assoluta per la mafia. Era talmente inetto, incapace e incompetente che da solo fece affondare l'intera famiglia Gambino. John Gotti muore in prigione nel 2002 a 61 anni, dopo aver scontato 10 anni del suo ergastolo. Per alcuni newyorkesi, Gotti rimarrà sempre un moderno Robin Hood. Ma non era nient'altro che un delinquente. La sua unica eredità è la distruzione della famiglia mafiosa più potente della storia. La sua eredità? È solo un boss che ha ucciso il boss prima di lui. Viene arrestato e muore in galera, né più e né meno.